Ciao Bilancia, benvenuto sul mio YouTube canale The Italian Startup Roadmap, che ci trovo benvenuto su questa lettura per le prime 2 settimane di aprile 2024. Ti chiedo Bilancia, non fa forzare questa lettura, se non ti corrisponde, questa è una lettura generale. Se vuoi una lettura privata con me, trovi tutte le informazioni sul mio info box, vediamo che succede per te, per la mia Bilancia, per circa fino al 15 di aprile. Ma l'Optim, datemi per la mia Bilancia, cosa Bilancia si può aspettare? Pizzica il naso. Dammi il passato. High Priestess, 7 di coppe, 4 di coppe, 8 di bastoni, re di denari, 10 di bastoni. Futuro. Cavaliere di coppe, 9 di spade. L'appeso. La torre. Adesso che abbiamo uno stellium in ariete, Bilancia ti fa opposizione, no? Non è proprio. Non è facile, però sai cos'è non è facile? Ha capito tante volte a cosa ci circonda. E quando tu la vedi bianca, per esempio, ecco, posso dirtela così, quando tu la vedi una cosa bianca, tu la vedi a un certo colore, sì, tu la vedi bianca, e ti vogliono cuccare per forza che quella cosa è nera. Ma io la vedo bianca. No, è nera. È così nera, punto. Quando perdiamo il nostro istinto, pensano di farci voler perdere l'istinto per confonderci. E alla fine, Bilancia, non ci facciamo un favore a noi. Perché questa confusione che le energie ci vogliono dare, ci vogliono fare perdere le staffe. Se lo fanno consciamente o non lo fanno consciamente, questo non lo so. Però io credo, per essere sincera, Bilancia, perché hanno paura del tuo istinto. Hanno paura del tuo essere, per questo ti vogliono far dubitare del tuo istinto, no? Sì, del tuo istinto, perché hanno paura, non ti vogliono fare infiorire, hanno paura, hanno difficoltà a vederti fiorire. Vediamo. Dammi la torre. Il re di denari lo prendo qua, la morte e the Hierophant. 8 di denari sotto il mazzo. Se ti riviene ripresentata qualcosa del passato, adesso non so che passato è Bilancia, fatti due domande, perché ritornano? Perché ritorna questa energia del passato? Non deve essere un ex, può essere anche un datore di lavoro, può essere un'amica, può essere un amico, non lo so chi è. Sicuramente qualcosa che è stata finita nel passato, che è stata finita, tu maledici, è stata terminata, mi sta ripresentando che devo fare, perché è una sorpresa. Una sorpresa, adesso non so se è buona o cattiva, devo essere sincera, Bilancia, non lo so. Tu ci stai lavorando tanto, tantissimo del tuo per, no, per andare avanti, per rilasciare questa energia, però ti viene ripresentata. Perché la minestra deve essere riscaldata 2 volte, no? O chiediti perché, se già quando è stata cucinata questa minestra non era buona, perché dovrebbe essere buona quando riscaldata?
Dammi da High Priestess, 7 di coppe, il 4 di coppe per il passato, diavolo, 6 di bastoni, l'appeso, asso di spade, 4 di coppe, 8 di bastoni, cavaliere di denari, 9 di bastoni sotto il mazzo. Quando vogliamo cambiare delle cose che noi teniamo opportuno di cambiare perché se no la vediamo non buona, la vediamo no, no tossica, non benevola, no? Allora cerchiamo veramente di cambiare. Abbiamo fatto tanto del nostro, tu nel passato mi dimostri, ho fatto tanto per cambiare una situazione. Provavo a fargli capire che era bianca e ancora mi volevano inciucciare che era nera. Ho dovuto lasciare andare. Sono io, ero in quel stato di confusione o di non credere più il mio istinto, che quello era bianco che nero. Io credo che tu hai fatto di tutto, Bilancia, nel passato. Erano ancora convinti che era nero. Allora tu mi dimostri com'è che ok, mi sono dovuta rassegnare. Ho dovuto lasciare andare. Non vedevamo più allo stesso livello. Dammi l'otto di bastoni, quattro di bastoni, la luna, la forza, tre di coppe, l'asso di coppe, il risveglio, 10 di bastoni, quattro di spade, due di denari, 5 di coppe. Per un tot di minuto mi dimostri, Bilancia, che sei contenta, che alla fine la vedono come a te. Che è nera, che è bianca, no? Che non è più nera. Perché in tutto un tratto allora la vedono bianca? Perché ti vogliono fare dimostrare? Perché alla fine ti vogliono convincere che la minestra, anche riscaldata, è lo stesso buona? Certo può essere buona, però deve essere anche buona la prima volta che è stata cucinata e non riscaldata. Come già detto, se la minestra, la prima volta che la cucini, non era buona, perché dovrebbe essere buona riscaldata? Non fa senso. Perciò tu mi dici, meno male, allora apprezzano di questa minestra. Però non vuol dire che è buona. Non mi devono prendere allora in giro. Ti metti un red flags, ti metti tu stessa a bilancio, ti metti dei campanellini, no? C'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa qua che non quadra. Anche se mi dimostri, ah, meno male, allora hanno capito che quella cosa è bianca, veramente, ma non per convincere, ma perché io porto i fatti. Però tu poi ti fai due domande, ma perché adesso mi vogliono dimostrare che avevo ragione io? Dov'è la cosa che puzza, no? È un po', c'è un po' di, no? Dei punti interrogativi. Dammi sì, il cavaliere di coppe per il futuro. 9 di coppe, 7 di spade, 8 di coppe. 9 di spade, 4 di denari, la torre la prendo qua. 10 di bastone la prendo qua. Perdon, l'appeso, l'asso di, no, che asso? Ragazzo di spade, 5 di spade e il cavaliere di è perché il lupo perde il pelo ma non il vizio. Tanto semplice, la regina di coppe sotto il mazzo. Anche se ti vogliono dimostrare, Bilancia, che avevi ragione di quel colore, no? Che poi bianco e nero non è un colore, però di quell'energia, cominci a capire che allora è veramente così, che quella minestra non può essere più riscaldata. Se vuoi, te la puoi tenere per te quella minestra. Ci puoi mettere ancora un po' di sale, un po' di pepe, la puoi aggiustare. È sempre riscaldata. Rimane sempre una minestra riscaldata, no? Ma rimane una minestra riscaldata, di nuovo, come ho già detto. Non vedo il cambiamento, Bilancia, anche se la tua intenzione con questa energia è tanto carina, è tanto benevole. Ma ci sono delle circostanze che non possiamo più cambiare.
Certo, la puoi aggiustare, ma quella è. La base è quella. Poi sta a te. Eh sì, perché tu mi mostri, sì, ma in me è tanto importante. Sulle mani, sta a te, bilancia. You free willing, puoi decidere tu. È la tua vita, bilancia. Dammi un consiglio. Torre di 9 per la terza volta, eh? La regina di spade e il 2 di bastoni, che tu hai la tua scelta. Dipende da te, la regina di spade sei tu. Però poi non ti devi meravigliare, bilancia, questo lo dico veramente col cuore in mano. Non ti devi meravigliare se rimangi quella minestra non buona. Spero che mi hai capito, bilancia. Grazie mille, bilancia. Un like se ti è piaciuto. Noi ci vediamo un domenica con la mia lettura settimanale. Un caro saluto dalla tua Luana e ciao ciao.